go back in time. When you and I were uncomplicated. Let's go back in time. Ed eccoci qui in diretta su RadioStyles.it. Provvisoriamente, due compari più uno ritorno. Dopo la settimana appena trascorsa, dove vi avevamo tenuti impegnati io e Styles, e poi nel corso della puntata avevamo avuto questa incursione anche di Gian, che era tornato a trovarci proprio di passaggio, sporadicamente, perché infatti questa sera ovviamente non è già sparito, è già sparito. Esattamente. Rientra però, per fortuna, oserei anche dire, Priscilla, che questa sera tra l'altro non è da sola, nel senso che si è fatta venire a trovare appunto da questa band che tra poco andremo ad introdurre. Ciao Priscilla, come stai? Ciao, bene, non mi aspettavo questo. Mi è piaciuto, sono stato telegrafico, perché questa sera voglio concentrarmi una volta tanto di più sugli ospiti rispetto a monologhi inutili, quindi passo subito ai convenevoli. Esatto, mi dispiace di non esserci stata la scorsa settimana. Purtroppo o per fortuna, avevo un concerto, che poi in realtà non era un vero e proprio concerto, ma dovevo fare una comparsa all'interno di un saggio, perché ormai nella mia città diciamo che sono vagamente un ospite negli eventi che programmo. Sei un'imbucata praticamente. Esatto, sì, giusto perché si mangia gratis, quindi cosa si fa oggi giorno per riuscire a campare, guarda, è terribile. Sentivo anche dei 35 euro al giorno che forse dal governo per ospitare i ragazzi immigrati, ormai non sanno più che cosa fare, cosa inventare. E quindi dopo questo saggio, insomma, non ci hai neanche chiamato durante la diretta, come mi avevi promesso, tra l'altro. Esatto, mi sono completamente dimenticata. Gian si sarà offeso tantissimo, immagino. Gian, che salutiamo, che chi lo sa a questo punto rientrerà, non dico questa sera ma la settimana prossima, questo è tutto da vedere. E altre novità di questa settimana? No, beh, ieri ho suonato a Parma alla Festa della Musica, e è stato molto bello, organizzato molto molto bene, devo essere sincera. Avevano una strumentazione comunque molto buona, c'erano dei gran fonici, c'era tantissima tantissima gente, tantissimi musicisti, ed è stato veramente bello vedere in ogni strada allestito un palco con della gente che suonava sopra. È stato bello vedere la patria di Verdi rivivere un po' di musica. Fantastico. Un po' stancante, però bello. Vabbè, sì, d'altronde non è che puoi avere tutto, cioè. Quindi no, comunque ti ho seguita in parte anche sulla pagina Facebook. E abbiamo lasciato ovviamente in disparte Styles, ma guarda, ti salutiamo subito, caro Styles. Nonostante ogni settimana cambi la sigla, nel senso che ormai, vabbè, questa sera neanche la sigla hai mandato questa sera, hai mandato giusto così un intro a caso, 30 secondi buttati lì per sbaglio, nel mezzo c'è anche uno sciaffone del water, c'è proprio una cosa così improvvisata. Quello è il piatto forte, quello dello sciaffone, insomma. Sai benissimo che insomma senza quello le cascate del Niagara non possono esistere quasi, sai. Quindi, ma questo serve a invogliare quel disgraziato di Gian Luchino Mancusino, insomma, che ci fa sta benedetta sigla nuova, però lui si rifiuta, perché lui o le fa di 4 minuti, 5 minuti le sigle, oppure non le fa proprio. Sì, l'ultima sigla è durata come mezza puntata, mi pare. Quindi è stata ricordo. Quindi novità, caro Stai, ce lo chiedo anche a te. Questa sera voglio di novità da parte ma vostra. Io le novità sono subito dette, queste novità. Cioè, abbiamo una nuova trasmissione, una new entry come trasmissione, una rubrica più che altro, con il dottor Filidoro, che ha scritto un romanzo e ci leggerà i vari capitoli di questo romanzo. Faremo delle puntate il lunedì e il lunedì alle ore 16, in 10 minuti, un quarto d'ora ogni capitolo, e insomma vedremo come va per questa qua. E le altre trasmissioni vanno alla grande, perché soprattutto con Osservatorio Antimafia, essendo una non una gioventù, come si può dire, un,
un diciamo, non mi viene la parola, come ieri con Radio Piper, no, scherzo a parte, è una collaborazione con Osservatorio, con Antimafia 2000, la rivista online di Antimafia, quindi quella è quella che va molto bene, perché insomma è, in Italia si sente ancora questo problema della mafia, purtroppo è reale. E poi dopo Spazio Aperto, insomma, varie trasmissioni con Massimo Bonella, che saluta di pianetaoggitv.net, il nostro direttore, insomma, Massimo Bonella. E poi la trasmissione su Radio Piper Fontana Fredda la domenica, che va in onda diretta alle 18.30 la domenica, e poi che viene rimandata anche da Radio Saiuz e da Radio Nuova Musica. Radio Piper, Radio Nuova Musica sono in FM, trasmettono il Friuli da Pordenone, mentre noi andiamo in tutto il mondo, insomma. Mi piace sottolineare, perché insomma sono arrivate, insomma, delle email a Massimo dal Messico, non so da dove, insomma, per chiedevano che fine avesse fatto il carico di droga, no. E quindi, per quello che riguarda invece questa settimana, ricordiamo che ritorneranno finalmente, dopo tanto averci fatto penare e attendere, la trasmissione Liberi Orizzonti, diretta da Luisa e Melissa, che appunto andranno a intervistare, come ci avevano mai abituato a fare, un artista non musicale, come stiamo per fare noi questa sera, e li stiamo tenendo un pochino però in un angolo, vedo, ma adesso li tiriamo subito fuori. Ma appunto vanno a intervistare artisti di penna, quindi scrittori, poeti e quant'altro, giovedì prossimo alle ore 22. E detto questo, cara Priscilla, ti ripasso la parola, perché immagino che vorrei introdurre i nostri amici ospiti questa sera, che insomma sono 10 minuti che le abbiamo lasciati lì. Che ospiti indegni che siamo, che ospiti, scusa, che padroni di casa indegni, scusa. No, in realtà questa sera i Black Star sono i conduttori della serata, sono loro che conducono, infatti. No, allora, intanto, esatto, presento i Black Star, che è un gruppo che abbiamo avuto il piacere di ascoltare qualche settimana fa grazie alla selezione di Saiuz, ovviamente, che appunto ha mandato questo gruppo, e mi sono, diciamo, presa l'onere di cercarli su Facebook e dirgli appunto che stavamo trasmettendo le loro canzoni, quindi più che altro perché ho pensato che se lo facessero con le mie canzoni io sarei molto contenta di saperlo. Esatto, e loro ti avranno detto: questo è un tuo problema. No, infatti è stato bellissimo come risposta. No, la cosa è stata proprio che loro hanno risposto subito, hanno iniziato anche proprio a chattare animatamente nella chat di Saiuz, quindi è stata subito, diciamo, amore a prima vista, diciamo, con i Black Star, perché proprio hanno sentito molto questa cosa di Radio Saiuz e ne siamo molto contenti, quindi... Io intanto saluterei i Black Star, ci siete? Siamo, sì, ci sentite? Allora, sì, questa è la voce, immagino, di Pax, no? Mattia Pessina, correggimi se sbaglio. Questa sera, ragazzi, vi faremo urlare, come abbiamo detto nel fuori onda, lo diciamo anche agli ascoltatori, perché per questioni tecniche arrivate un pochino bassi, quindi dovrete sforzarvi un po'. Quindi, insomma, alla fine della serata, alla domanda... Com'è stata l'intervista? Un po' faticosa, probabilmente, però insomma tenete botta. Ancora, anche per... ragazzi, ci sentite ancora? Eh sì, sì, infatti siamo un po' bassini, ma adesso vedremo come fa. Vediamo il diaframma, allora, come si dice. Esatto. Esatto. Forte e chiaro. Questa sera, tra l'altro, Priscilla, ci saranno anche delle novità, perché come raramente ci è capitato di fare, avremo anche la possibilità, proprio perché le abbiamo, tra virgolette, scovate, no, sul Giamendo, di ascoltare dal vivo qualche loro brano e qualche loro pezzo. Quindi questa cosa, sai, che ci piace tantissimo. Priscilla, io ti passo la parola, perché immagino che vorrei introdurre tu. Partiamo subito da Mattia, Pax, giusto? Esatto, che io allora io premetto che non ricorderò nemmeno, cioè, un nome dei 5 componenti dei Black Star, e appunto Mattia, non so, intanto, non mi ricordo, cioè, li più puoi presentare, cioè, ti puoi presentare tu, Mattia, intanto. Esatto. Sì, certo, dai, gli do anche parola a questo punto. Io, come detto, sono il chitarrista, quello col pizzetto, Mattia Pessina, Pax in arte. Adesso vi passo il cantante. Buonasera a tutti, buonasera. Ciao. Ciao, io sono Andrea, Andy in arte.
sono la voce. Voce, ok, ok. Passo direttamente il mitico batterista Dave. Ciao, io sono Dave, come ha detto il cantante. Mi ha già anticipato e buona serata a tutti. Ciao. Passo Gianluca al bassista. Buonasera a tutti. Ciao, buonasera anche a te, a voi. Sono Gian il bassista e grazie per la trasmissione. Passo il mio amico chitarrista. Ciao ragazzi, questo... sono Sam, chitarrista. È un circolo vizioso questo comunque. Stasera li faremo parlare un po' per... risponderete voi, chi si sente di rispondere, diciamo, a una domanda risponderà in modo da non dover ripassare a tutte e cinque le persone del gruppo, perché come avete capito, cari amici ascoltatori, questi ragazzi sono in cinque. E... quindi partiamo subito da colui che nel, è la voce che abbiamo più sentito, diciamo così, nel fuori onda, cioè Pax. Io insomma passerei subito cercando di farti una domanda un po' a bruciapelo, no? Nel senso che noi vi abbiamo, avete scovato su questa grandissima piattaforma che è Jamendo, e quello che mi chiedo è che, anzi che mi chiedo, quello che gli ascoltatori si chiedono più che altro, e anche io, anche se un pochino vi ho provato ad ascoltare qualcosa e a studiarvi un po', voi che cosa suonate? Qual è la vostra, il vostro stile di musica? La vostra in quali contesti andate? Ma allora, noi tendenzialmente facciamo valzer. Esattamente, però a volte è anche liscio italiano. No, bando alle ciance, noi facciamo heavy metal e stiamo, come dire, cercando di evolverci un po' all'interno di questo genere un pochettino chiuso, quindi i nuovi pezzi che stiamo scrivendo per il nuovo album che speriamo uscirà entro fine anno o massimo inizio dell'anno prossimo sarà con delle contaminazioni anche da altri generi, per cui forse si potrà chiamare post heavy metal, altrimenti si chiamerà comunque heavy metal, comunque questo è l'ambito più generale, ecco. Ok, quindi è un genere abbastanza pesantino, diciamo così, no? Ma no, in verità l'heavy è proprio quella branca, quella parte, quel lato, diciamo, quel ramo del metal che è più melodico, se vogliamo, ecco, quindi di fatto noi siamo di animo cattivo, ma di liriche dolci e melodiche. Ok. Degli orsacchiotti praticamente. Che bello. Orsacchiotti incazzati. Orsacchiotti incazzati rende l'idea. Dei Ted, sai che adesso al cinema sta uscendo il mio secondo film di essere un po' dei Ted, perfetto. Ottimo. Ogni tanto guardo l'orario perché sono bramo dalla voglia di ascoltarvi. E quindi mi chiedevo se voi siete già pronti eventualmente per farci ascoltare qualcosa di cui poi eventualmente ovviamente parleremo, e soprattutto che cosa? Questa è la domanda. Che ci fate ascoltare? Facciamo ascoltare una delle nostre traduzioni. Intanto mi presento, sono di nuovo io, sono Andrea il cantante. Vi faremo ascoltare delle traduzioni in acustico dei nostri pezzi heavy metal. Ok, e quindi iniziamo. Iniziate pure quando volete, cari. Il bello della diretta è anche questo, no? Che in questi tempi in cui uno si deve un attimino aggiustare, soprattutto quando deve mandare suonare dal vivo, diciamo così, esatto. Questo in diretta. Ci siamo. Ci siamo. Ci siete? Che bello. Perfetto. Vedi, sai, cioè, come sono preparati questi ragazzi? Si vede che sono loro, sì, loro sì, loro sì. Noi no. Noi no. questa velata polemica. Velatissima, bravo, che bello. Perfetto. Allora presentaci, chi ci presenta il brano? Andy, Bex, Gian? Sì, sì, no, ormai il microfono ce l'ho io, me ne sono impossessato perché devo cantare. Quindi... Esatto. Lo Andy. Il brano è Love, Passion. Ci metti il tempo. E via col brano. Change your mind, changing your own soul.
you are not the one that used to know. When the light's in your eyes and the sun in the sky, but now it's only darkness in your mind. If it's hard to believe, only regrets in your heart. Nobody helps you know you Halloween your dreams. Nothing to all for then we don't love. Nobody lets you live in our heart, in our blood, fighting the name of metal. In our heart, in our blood, fighting the name of metal. You are changing your mind, changing your own soul. You are not the one I used to know. When the light's in your eyes, at the sun in the sky, my dinosaur, the darkness in your mind. If it's hard to believe, all you regret in your heart, nobody lets you live. In our heart, in our blood, fight the name of metal. In our heart, in our blood, fight the name of metal. Fantastici, fantastici, veramente bravi. Grazie. Applausi. Metal. E applausi. Tra l'altro, Ricci, volevo. Io ho parlato per tipo 30 secondi, poi ho notato che ho staccato il microfono per non interferire con il pezzo e ho parlato a vuoto. E ho detto proprio questo: veramente bravissimi. Bravissimi, grazie, davvero. Nel senso molto che. Grazie. Un pezzo, infatti, poi come avevi anticipato tu, voi anzi all'inizio, è un metal melodico, no? Nel senso che anche per chi magari non è proprio avvezzo a questo stile, a questo sound, però si presta un po' a molti altri generi. E una cosa che ho notato è che il metal l'ho trovato in. Se so da dove venite, spesso in quella regione, giusto? Ditemi da dove venite esattamente, da quale città. Siamo nel raggio di 20 km da Trento, tutti quanti, quindi esatto. Ti confermo questa cosa, anche se il metal andava in voga più una decina di anni fa in questa regione. Adesso, sì. Adesso sono un po' cambiate le cose, diciamo che l'indie rock, il reggae, sì. Soprattutto anche grunge, comunque. Questi generi affini post, diciamo, Nirvana, vanno di più. Quindi diciamo c'è, anche, più. Esatto, c'è un salto, inizia a esserci, no, questo passaggio quasi generazionale. E voi, a proposito di passaggio generazionale, non vorrei toccare un argomento sensibile, ma più o meno su che fascia di età siamo qui? No, perché noi siamo dopo ancora. Ah, cioè, siete... Ritorno alle origini e ci stiamo provando. Soprattutto nel prossimo album cercheremo di influenzare, appunto, come ha detto Pex prima, il mitico Pex, di influenzare il nuovo album con altri generi, renderlo un attimo più moderno, quindi evocherà sempre il metal classico, il gusto sarà sempre quello puro dell'heavy metal, ma con sì. dei particolari innovativi, e non vediamo l'ora di sentire il pubblico che dice. Davvero,
esatto, un pubblico che per il momento, adesso poi alcune domande le faccio, ma in parte conosco già la risposta, ma ovviamente ci tengo che siete voi poi a raccontarvi e a raccontarci la vostra storia. E dice un pubblico che non è solamente, per quello che ho avuto modo di trovare su in rete, non è solamente delle vostre zone, ma comunque un po' grazie alla rete, un po' grazie a quello che a breve ci sarà, se ho capito, a livello di tour, ma magari ne parlerete più avanti. Soprattutto grazie alla rete vi state un pochino muovendo a 360 gradi, no? Per far conoscere la vostra musica. E non è un caso che noi abbiamo trovato suggerimento. Chi è che ha avuto la pensata di utilizzare quella piattaforma? E qui c'è lo zampino del nostro Pex. Lui la mente, la logistica la gestisce lui. È una sua idea. Come tante altre, poi adesso metteremo in pratica per sponsorizzarci. E anche perché lo riconfermo io, anch'io ho lavorato un po' in questo campo, e internet è la nuova frontiera, assolutamente la frontiera di oggi, quindi è lì che si combatte la battaglia. Sì, soprattutto in chiaramente. Certo, diciamo che bisogna un pochino diversificare, no? Cioè unire un po' tutte le varie forze, i vari campi. Live è importantissimo, fondamentale, infatti non a caso ci sarà anche un tour che adesso qui ci racconterete, ma anche la rete, anche se la rete poi, passano il termine, è una non vorrei dire accozzaglia che suona male, però è un misto, c'è veramente un mare magnum di cose, di tanta quantità. La quantità bisogna un pochino andarla a cercare, come è giusto fare, però effettivamente non è raro, ecco, che magari un pezzo uno diceva magari dei like, diciamo così, o dei follower dall'altra parte del mondo, ed è questo credo che sia assolutamente stimolante per quello che è la vostra arte, no? Per i vostri pezzi, anche la vostra musica. Perché non vorrei dire una cattiveria, ma se aspettassimo diciamo i consensi qui in regione, dove il pubblico, appunto, come ripeto, non è così sensibile al nostro genere, e in più ci sono più musicisti che pubblico, se aspettassimo il loro consenso stiamo freschi, quindi noi in realtà non vediamo l'ora di uscire. Comunque, anzi, vi ringraziamo anche voi ancora per averci dato dello spazio per esprimerci. No, ma poi voi siete uno di quelle band che magari, più che tra virgolette offrirsi, no? Okay. Poi noi diciamo sempre questo, che siamo un network indipendente al momento, senza scopo di lucro, che cerchiamo di dare spazio e voce a tutti nel nostro piccolo, questo è ovvio. E in questa trasmissione, appunto, che tratta a modo nostro, ma è un po' così goliardica, se vogliamo, l'arte musicale, cerchiamo appunto di dare voce a varie band, artisti, cantautori e quant'altro. Poi siete stati, tra virgolette, pescati prima da Saiuz e poi anche da Saiuz, che appunto vi ha trovato, ha campionato questo brano, questi brani li ha mandati in onda, e poi anche da Priscilla, che a sua volta, dopo avervi ascoltato, ha deciso di contattarvi, appunto, e farvi venire qui. Quindi paradossalmente avete fatto un percorso inverso a quello che generalmente è l'ospite qui da noi, che giustamente cerca di farsi conoscere, quindi esatto. Va anche presso i vari network online, che sono quelli, diciamo, un pochino più vicini, nonostante la lontananza logistica, diciamo così, chilometrica. Sì. E quindi questo, insomma, credo che sia anche un merito ce l'avete senz'altro, ecco, per questo. Tornando invece a noi, per quello che riguarda rete e non rete, un'altra cosa che mi piace molto e che sto imparando più che altro questa sera, così girando quasi senza una meta sul vostro sito, la vostra pagina Facebook eccetera, è quella brillante attività che state mandando avanti, che di cui magari vorrei che il più esperto di voi mi dicesse qualcosa, relativamente al crowdfunding, nel senso che vi siete fissati questo obiettivo, no, di raccogliere una somma dei fondi per fare che cosa? Chi ce lo racconta? Sì, allora sono tornato io Pex a raccontarvi di questa cosa e niente. Come ti sento bene adesso? Adesso mi sono impegnato. Ah, ecco. No, scherzo. E, dicevo, questa raccolta fondi l'abbiamo ideata sostanzialmente per fare in modo che i nostri supporter, o chi comunque trovasse interessante dare una mano a noi, potesse aiutarci appunto a pagarci la benzina, sostanzialmente, perché il tour è
realtà già stabilita da mesi, quindi noi andremo a fare questa bellissima esperienza in Nord Europa, quindi Germania, Repubblica Ceca, Polonia e Slovacchia, in città sì, molto importanti come sono Berlino, Amburgo, Monaco, Brno, Praga, insomma, città con dell'underground ancora molto vivo. E semplicemente questa raccolta fondi è stata un po' anche un modo per poter comunicare al pubblico che noi stiamo facendo, andremo a fare questa cosa qua, quindi sì, è stato un po', diciamo, l'esca per mandare l'informazione in giro e chiaramente per anche informare che chiunque voglia può impossessarsi, tra virgolette, in anticipo di alcuni materiali di merchandising che noi abbiamo prodotto per l'occasione, contraccambiandoci con una donazione che poi servirà di fatto a pagarci la benzina. Vuoi ricordarci anche il sito dove si può... Il sito è MusicRaiser, su MusicRaiser arrivate in home page, cercate quello che contiene il sito, mi pare sia in Esplora, comunque altrimenti digitando da Google o qualunque altro motore di ricerca voi usiate, se usate le due keywords Black Star spazio MusicRaiser o viceversa, arriverete subito alla nostra campagna di raccolta fondi. Da lì potrete decidere voi la vostra donazione libera, piuttosto che ci sono dei pacchetti, quindi ad esempio 15 euro la maglietta col CD, il CD e basta, 5 euro dei plettri più altri gadget vari, a 8 euro, attenzione, è una cosa che adesso penso vi smuoverò delle attenzioni, i biscotti. Biscotti, sì, biscotti serigraffati Black Star, perché noi vogliamo essere presenti anche a colazione artigianalmente, cioè, diciamo artigianalmente, da una pasticceria artigianale di Milano, quindi roba buona, insomma, quindi se siete volete, fantastici, dei geni. io vedo che il biscotto quest'anno sponderà, non vorrei dirlo. O questa idea. Prossimo step sarà il cartone del latte. E poi dove è fatta? Dove è fatta? la tipica colazione dei campioni. No, ottimo, ottimo. Effettivamente, Priscilla, vedi come sono sul pezzo, no? Anche da questo punto di vista. Nel senso che adesso non so le vostre, diciamo, l'età un pochino l'ho intuita, però non mi lancio, diciamo così. Però non a caso, appunto, questa loro gioventù, tra virgolette, fa sì che siano anche più vicini, più avvezzi al mondo della rete, e quindi anche questa voglia di conoscere, di viaggiare, questo tour che farete in questi quattro stati, quattro paesi, di cui tre che conosco abbastanza bene, Polonia no, ma Polonia mi manca, però gli altri tre conosco molto bene e so che da quel punto di vista, cioè del metal, sono molto più, passatemi il termine, avanti di noi, no? Nel senso che è un po' più presente, se non sbaglio. Sì, assolutamente, giusto, da quello che ci risulta, magari, anche dalle critiche generate, diciamo, proprio da Yamendo, o Giamendo o Amendo, qua c'è una diatriba, direi che voi potreste dirci come si chiama. Ma noi lo diciamo alla Saiz, quella cosa là, cioè una cosa del genere, Saiz più o meno si esprime in questo modo. Quella cosa là. Quella cosa là, quindi noi sappiamo che si riferisce a Giamendo, esattamente. No, scherzo a parte. No, effettivamente non so proprio di questa diatriba, ma sai com'è, noi, ognuno dipende se hai origini latine oppure no, immagino. Comunque, dicevi, scusami. No, dicevo che appunto anche grazie alle critiche generate dal portale, così ce la caviamo, abbiamo in effetti riscontrato una buona risposta dal pubblico, per esempio polacco e spagnolo, quindi insomma anche in posti dove noi verosimilmente andremo in questo tour estivo. Perfetto. Ma chi è che ha avuto l'idea di lanciarvi? Perché sai, non è che uno poi, cioè, ma è vero che comunque rimaniamo all'interno dell'Europa, oggi come oggi i confini non ci sono più, insomma usiamo tutti i luoghi comuni del caso, però chi è che ha avuto l'idea di lanciarvi in questa esperienza, che poi non so nemmeno se sia la prima o no? Sì, guarda, allora ti rispondo sempre io, perché così, visto che mi si sente bene, dicevi, allora proseguo. Hai monopolizzato i ragazzi, li messi tutti, sì, a cuccia praticamente. Allora, sono contenti, così fanno foto e mantengono, diciamo, vivo lo streaming sul nostro canale Facebook in questo momento. Bene. E, niente, lì l'idea
era che noi, venendo dal nostro primo EP autoprodotto e uscito il 13 dicembre 2014, volevamo nel 2015 fare qualche sorta di investimento, quindi abbiamo ricevuto delle proposte e abbiamo deciso che questa tournée, che appunto è la prima, ve lo confermo, era l'occasione giusta per metterci alla prova e per fare qualcosa di nuovo e sensato in questo anno. Perfetto, e partirete con tipo il furgoncino, il Volkswagen, sai quello che si chiama? Esatto, proprio quello. Abbiamo il Caravelle, 9 posti, passo lungo, bellissimo, bianco, proprio bello. E avete anche qualche gruppo o siete solo voi maschiacci? No, no, no. Abbiamo qualche gruppo che c'è, gruppi staranno tutte via, perché siamo praticamente, no, senza praticamente, siamo tutti molto impegnati sentimentalmente, quindi. Ah, quindi siete dei metallari col cuore tenero. Esatto, proprio di un sacchetto alla testa. Quindi insomma questo tour che farete, soprattutto, non so, mi immagino a Piazza Venceslava a Praga, io non so, cose così, voi sarete tranquilli proprio, come si dice da queste parti, no? Priscilla in polleggio, cioè loro sono sereni, tanto anche se passeranno delle balde giovani, voi andrete avanti per la vostra strada, suonerete, canterete. Beh sì, giusto, no? quello è che ci interessa, no, infatti, suonare, sì. Il resto è accessorio. No. Sì, perché loro si muovono per la musica, capito? Mica per altro, non come te, Luca. Perché io cosa mi muovo? Mi fai passare un delinquente. No, vabbè. Intanto ogni tanto sai che do sempre un occhio all'orario, soprattutto quando tu mi metti in difficoltà. E quindi mi chiedevo appunto se non fosse il caso, cara Priscilla, di approfittare di questa diretta in cui possiamo mandare un po' di musica live. Che cosa ne dici? Ne approfittiamo oppure no? No, no. No. Vabbè, immaginavo, queste domande chiuse sono sempre dei boomerang, non sai mai come va. Ok, no, allora ragazzi, dimmi. No, se ci sta a ascoltare altri brani, anche perché sono molto bravi, devo dire che le versioni acustiche secondo me sono molto belle, molto particolari. Forse io, per come sono fatta, siccome, cioè, mi piace il metal ma non è il mio genere musicale preferito, preferisco di più le versioni acustiche come quella che hanno fatto prima, che è molto bella. Quindi non so se siete pronti per suonare, avete già un altro brano che vorreste fare? Sì, mentre che, esatto, mentre vi tra virgolette preparate, poi adesso non vi vedo, quindi vado alla cieca letteralmente. Chiedo Saiz, cosa ne pensi di questi ragazzi? Hai visto come sono? Io ho già espresso il pensiero fuori onda con loro quando abbiamo fatto una prova. Insomma, se li ho mandati, li ho portati, è perché mi sono piaciuti, perché sai, quando vado su Giamendo ascolto un po', insomma, tutti i brani che ci sono, e quando ci sono dei brani che mi colpiscono è come se mi rapissero. Me lo sono portato dentro e li abbiamo mandati in onda, quindi come, anche se non è il mio genere, però questo non ha importanza, se viene fatta della buona musica, secondo me vale sempre la pena di ascoltarla, insomma. Ringraziamo infinitamente. Sì. Vale sempre il prezzo del biglietto, bravo Saiz. Ti piace tanto quando entro così a gamba tesa. No, ragazzi, come siete messi? Siete carichi? Ci siamo. Mando il prossimo. Allora, questo, attenzione, però, è una traduzione sempre della nostra traccia, di una nostra traccia heavy metal, ma non è presente nell'EP, quindi potrebbe essere un inedito. Abbiamo anche un'esclusiva. Perfetto. Esatto. E quindi niente, immagino sempre Andy al microfono e poi vabbè, tutto il resto della ciurma, Sam, Pax, Gian e Dave. Prego ragazzi. E il titolo del brano? E vai, che è sempre qui con tutti noi. E il titolo del brano? Dai. You want the best in the world, but you say goodbye, yeah.
angry beast, but on my hands. And now the beast are chasing me, and I can fly. Why you tell me lies? Is that you want to say? Why you tell me lies? That you love me. You are the same, I know you can change, a liar. You are the best in world, but you say goodbye. I feel like an angry beast, but all mind. Now beast are teasing me, and I can fly. Why you tell me lies? Is that your way to say? Why you tell me all lies? Want your friends to do? Why you tell me all lies? Is that your way to say? You're a player to take care. Perfetto, grandi. E in tutto questo io ho chiesto a Saius se aveva mentre voi appunto suonavate, gran bel pezzo veramente. Non, avevi ragione, mi sei preciso, ho pensato a quello che hai detto tu prima e effettivamente prendono molto versione acustica. E, diciamo, durante l'esecuzione del brano ho chiesto a Saius con un messaggio privato se poteva mandare insomma, non tanto per noi ma per il podcast l'applauso, no? Che intanto mandiamo. Esatto. Ovviamente la sua risposta è stata no. Nel senso, no, ma non perché non volesse, perché con questa nuova, insomma, si sta un attimino ammodernando e quindi non aveva l'effetto. C'è un po' tutto sotto sopra qui, lo sai. Esatto, allora mi ha detto no, volevo farlo io, ma sono la mano solo da Adamo. No, comunque veramente bravi, bravi davvero. Ho accennato prima al podcast perché adesso io la sparo, perché so che questa sera ci sono stati un po' di cambiamenti di cui mi stava accennando Saius nel fuori onda. Però questa puntata, mi auguro, come tutte le altre puntate, ma è sempre così, viene appunto anche registrata e messa in onda per poter appunto riascoltare mediante il podcast che Saius mette a disposizione. Saius che generalmente si appoggia al canale YouTube, questa sera però, già ben capito, abbiamo una mezza diatriba, quindi può darsi che sarà presente su altre piattaforme, dove comunque vi daremo la possibilità di mediante i link di riascoltarla e anche scaricarla, immagino. Mi piace dire cose e poi un secondo dopo di mettere questo no dubitativo. Non si sa mai. Questo ovviamente, come questa puntata, come tutte le puntate presenti all'interno dei programmi del palinsesto di radiosites.it. Fatto questo piccolo inciso, Priscilla, cosa ne pensi di questo brano? E soprattutto io chiederei ai ragazzi, se tu sei d'accordo con me, punto prima, come mai hanno deciso di avvicinarsi, poi addirittura hanno fatto questo EP e faranno anche un tour e quant'altro, avvicinarsi al mondo del metal, dell'heavy metal.
A chi lo chiediamo stavolta? Chiamiamo sempre... Io risponderò io, dai. Perfetto, anche sei sempre... hai un ego enorme, lo sai questo. Okay. No, ce l'abbiamo in due, ce lo spartiamo. Ah, sì. Infatti, prego, dimmi pure. E ecco, guarda, io parlo personalmente per me, sono cresciuto a pane heavy metal perché in realtà, vabbè, no, mia madre fin da quando mi ha concepito ascoltava Jethro Tull, mio padre okay. poi ascoltava gruppi anni 70, anni 60, i più grandi, diciamo, quindi di Purple e affini, e anche qualche gruppo di rock progressivo italiano, perché ricordiamoci, ce ne sono stati grandi anche da noi. E così sì. sono cresciuto con rock nel sangue, diciamo. E tutti gli altri penso che abbiano una storia molto simile. Comunque adesso se volete ve li passo, se volete ve li passo, vi dicono le loro impressioni. Esatto. Comunque, va bene. E poi soprattutto vorrei capire anche come, sai, come vi siete conosciuti. Sai, alcune band si conoscono sui banchi di scuola, altre magari parrocchia, non so che altro. Voi come è stata la storia? Come nasce? Allora, in questo caso, ragazzi, vi passo il fondatore del gruppo, nonché il nostro okay. Dave, batterista. Eccolo qua. Ciao Dave. Ciao. Ciao Dave. Cos'è? Un alcolista anonimo, mi pare. Vai pure. Beh, Dave. Storie di ragazzini alla fine. Io ho messo insieme i Black Star quando avevo 13 anni, 14, quindi nel 2007. E due degli altri due fondatori sono usciti per propria volontà, ma comunque mi sono rimboccato le maniche e ho continuato il progetto io. E sì. Niente, Gianluca, il bassista, che è l'attuale bassista della band, l'ho conosciuto tramite un altro mio amico che mi ha subito dato il suo numero di telefono, diciamo, l'ho chiamato e c'è subito stato al progetto e niente. Poi Samuel... Tramite il nonno e l'abbiamo chiamato in sala prove, così è venuto, ha fatto il trivium, aveva portato una canzone, una specie di provino, abbiamo fatto tipo il SWAT, che non eravamo nessuno, tipo a 15 anni, sì, fai il provino perché altrimenti non entri. E niente, cioè, siccome era bravissimo, è entrato subito nel gruppo. E ha cacciato voi, magari, no? No, dopo, appunto, come dicevo, ci sono state un paio di cambio di line-up, diciamo, modifiche all'interno del gruppo. E Pix lo conosceva Samuel, appunto, l'altro chitarrista. E c'è subito stato al progetto, anche se a dire la verità Pix non sarebbe un vero e proprio metallaro, perché lui deriva dal pop, quindi lui è proprio pop, però si è preso proprio bene per l'heavy metal e adesso è più, si può dire, di noi. Più sì sì, avete capito? Sì. Sì, no, cioè, Andy lo cercavamo, cioè l'avevamo visto suonare, suonava con un'altra band e avevamo fatto un concerto assieme qui in montagna e da lì c'era proprio piaciuto come cantava, anche se non cercavamo un cantante perché l'avevamo già, c'era comunque rimasto impresso. Poi appunto tante l'abbiamo cercato e lui c'è subito stato, ha detto proprio sì, vengo, provo, è arrivato in sala prove e abbiamo provato e sembrava... devo dire, ottima scelta, perché Andy secondo me è veramente una gran voce, già glielo dissi qualche settimana fa e sentendolo anche dal vivo devo dire che l'impressione è addirittura migliorata rispetto alle canzoni, perché già nelle canzoni avevo comunque avuto un'opinione molto buona, dal vivo secondo me rende ancora di più, veramente è una gran bella voce secondo me. Vorrei, e avete fatto molto bene, ve lo passo così. Priscilla, no, vorrei ricordarti, grazie di cuore, io apprezzo tantissimo il tipo di critica o complimento, di critica positiva, anche quelle negative, perché con quelle si cresce. Comunque grazie ancora.
E comunque a prescindere vorrei ricordarti che Andy, come tutta la band, sono impegnati, sono stati chiari prima, abbiamo detto facciamo un tour ma siamo fedelissimi al... Quindi Priscilla, mi raccomando, fai la prova, non come l'ultima volta che sei finita in un contesto alquanto dubbio, no scherzo, sembra che chissà che cosa, no vabbè, mi piace di non sentire qui, dunque. No, ci mancherebbe, tutti adulti vaccinati, no, quindi sì, volevamo infatti capire, volevamo poi capire come Black Star erano... si era creata, no, questa sinergia, questa, come eravate voi nati effettivamente, perché sai, siamo partiti, noi facciamo sempre così, non partiamo neanche dalla fine, partiamo dal mezzo, andiamo alla fine, poi torniamo all'inizio e ripartiamo, facciamo sempre dei giri un po' strani da montagne russe, però cerchiamo a un certo punto come adesso di dare un filo logico all'ospite, in questo caso a boy band. Se vuoi faccio un riassunto molto semplice in realtà, perché la band, io come tra l'altro dicevo loro ieri sera che stavamo tornando da Padova, che siamo stati ospiti di un programma radiofonico a Padova, Materiale Resistente tra l'altro di Mario Tiotto, sì. E, gli dicevo a loro appunto che da membro appena arrivato tra virgolette, che mi sono stupito della loro longevità, nel senso si sono conosciuti veramente da ragazzini e hanno continuato, hanno perseverato, senza neanche domandarsi se continuare a farlo o no, cioè loro lo volevano fare, punto. Questa atmosfera io l'ho trovata subito caldissima e veramente accogliente, perché dalle mie esperienze passate ho fatto talvolta il leader tra virgolette, diciamo, e quindi devo motivare costantemente la gente a fare, diciamo, tra virgolette, il loro dovere, che poi dovrebbe essere un piacere. E quindi mi sono stupito, perché qui c'è sempre stato, già dalla prima prova, già da quando sono venuto solo a sentirli e non ho neanche cantato, ho subito sentito l'affiatamento, la sinergia, molto bella l'atmosfera e molto bello suonare con loro, e penso che se vanno avanti così, se andiamo avanti così, ce ne saranno delle belle, si andrà avanti per ancora molto tanto, molto molto tempo, speriamo. Insomma, diciamo che vedo che hai fatto veramente un riassunto notevole, fantastico, veramente chiaro di questa appunto coesione che c'è nella band e anche dei stimoli che avete. Tornando invece a noi, abbiamo parlato di un po' di cose, no? del crowdfunding, del tour, di come siete avvicinati un po' tutti e quant'altro. Cosa vi aspettate però da questo tour? Nel senso che è vero che lì la cultura musicale, per quello che riguarda il metal, è sicuramente più presente che da noi, per vari motivi. Però è anche vero che insomma c'è questa possibilità che, nonostante sarà sempre un'esperienza che metterete nel vostro bagaglio, però potrebbe anche essere un'esperienza non per forza positiva, no? Nel senso, è una cosa che avete messo in preventivo, penso. Cioè, di non rimanerci male nel caso le cose dovessero filare come magari uno poi si aspetta, giusto? No, ma certo, hai ragione, è ragionissima. Anzi, anzi, siamo i primi sempre in realtà a non aspettarci troppo delle esperienze. In senso, noi ce lo diciamo tutti i giorni e l'abbiamo imparato ormai, anche se non saranno tantissimi anni che facciamo musica, ma abbastanza da aver imparato questo, cioè che noi lo facciamo principalmente per passione, per divertirci, per far divertire gli altri. E quindi noi lo facciamo a 360, al 100% delle energie, sempre e comunque, quindi non aspettandoci dalle singole esperienze immediate, ma comunque il bello inaspettato ci arriva sempre, comunque sì. Chi ci crede viene premiato, questo è poco ma sicuro. E poi anche le esperienze negative fungono da propulsore per il percorso futuro, sì, perché sì, certo, si impara e si va avanti, si sbatte la faccia contro il muro e si va avanti. E infatti ogni esperienza, ogni singola esperienza, anche il tour sicuramente ci saranno dei lati positivi e dei lati negativi, e da tutti e due impareremo. E vi chiedo una cosa a proposito di tour e di esperienze in questo caso passate, no? A livello di contest magari anche più vicini rispetto a non so se avete avuto anche esperienze fuori dai confini nazionali o anche regionali e quant'altro, come contest musicali vi siete portati a casa qualche soddisfazione tipo dalla critica o quant'altro, oppure
al momento non vi tenete un po' lontani da, da questi spettacoli, diciamo così. Sì, allora sono tornato alla parola io, sono Pex, e giusto per inquadrarvi i cambi. Bravissima. Ecco, ma allora con la passata formazione hanno avuto delle partecipazioni dei contest regionali in cui hanno anche ottenuto dei risultati buoni, e dopo eventualmente se vuoi te li possiamo anche specificare meglio, ma non so, sì. Comunque di recente invece abbiamo partecipato ad un contest qui sul territorio e con la formazione attuale l'abbiamo vinto, siamo stati estremamente contenti di questa cosa perché è stata diciamo più che altro un'esperienza positiva in virtù della cassa comune da farsi per questo tour, appunto, quindi se riuscite a portare a casa due soldi che certo ci sono serviti e ci serviranno, per meglio dire, per questo tour, ecco. Sì, diciamo che li avete reinvestiti, li state reinvestendo in questo nuovo, chiamiamolo, progetto di questo tour, appunto. Insomma, bisogna poi far così, no? Nel senso che va bene il crowdfunding, però anche se il territorio riesce in qualche modo a finanziarvi con le vostre forze, appunto, perché effettivamente certo, noi continuiamo costantemente un'attività di booking sul territorio per comunque suonare dal vivo, che è il nostro primo vero pensiero e, come dire, motore che ci muove e che allo stesso tempo ci aiuta a finanziarci, quindi a rendere possibili cose comuni come la registrazione di un disco, la produzione di un video o piuttosto che un tour, ecco. Perfetto, perfetto. Priscilla, scusa se ti ho tenuto un pochino da parte, ma sai, avevo queste non dei dubbi, perché non sono dubbi, ma ero curioso di sapere, sai che stasera ho inverto vocaboli, prima di ospite anziché padrone di casa, invertito cose, no, e quindi scusa se ti ho lasciato, ti abbiamo, non per colpa mia, lasciato un pochino in disparte, perché ero curioso. Dimmi pure se volevi chiedere tu qualcosa ai ragazzi piuttosto. Ma io ho una piccola lista di domande stupide, ma proprio sono presente per quelle. Ottimo. Una lista molto breve a cui spero che risponderete in modo anche abbastanza sintetico, mi bastano delle risposte sincere e brevi. Allora, ho letto come prima domanda, vabbè, questa forse è un po' banale, però ho letto nel vostro profilo su Music Razer che con 50 euro la gente può portarvi a cena. Perché una persona dovrebbe pagare 50 euro per portarvi a cena? Vorrei una motivazione molto sincera. Perché è una provocazione. La motivazione sta nel fatto che o abbiamo scritto veramente sbagliato noi o l'ha letto sbagliato, nel senso che la proposta è che con 50 euro noi cuciniamo per voi, cioè per chi lo prende. Noi siamo i cuochi, voi siete gli ospiti. Ah, quindi voi siete proprio dei cuochi, bene, bene. No, per niente, però chiamiamo il McDonald's, ops, ho fatto nome. No, cinese no, da sporto. Sì, esatto, un cinese da sporto, ecco, in compagnia, avete la nostra compagnia con un cinese da sporto. Noi potremmo pensarci, va bene. No, scherzo, comunque guardate ragazzi che siamo dei bravissimi cuochi provetti, scusate, e quindi c'è chi è specializzato nei risotti, chi nella birra, quella la va a comprare molto semplicemente. Ecco. Nei secondi, per cui insomma una cena si tira fuori da grande. Ma fantastico, buona questa cosa, anch'io mi diletto intanto, ma proprio raramente, come ieri, che ci penso, in cucina, e quindi Priscilla potremmo fare questa cosa. Cioè, sì, secondo me io vado di primi e tu vai di cosa io va? Ci metto la pancia, va bene? Sai, se volete ragazzi, dai. Noi la fissiamo giù, la data si fa, non c'è problema, venite qua, ospiti. Prendete ovviamente il pacchetto su Music Razer, altrimenti non si fa. Adesso allora organizziamo intanto un crowdfunding per farti in su, no, scherzo, anche perché ormai con BlaBlaCar io arrivo dappertutto, non so se lo sapete, ma penso di no perché non ci siamo mai, io con BlaBlaCar ovviamente sono arrivato dappertutto, anche ad Amsterdam, quindi caricando persone, caricando sconosciuti. Modena, Amsterdam e ritorno, è stato bellissimo. Convinci tutti ad andare su Music Razer a donare qualcosa e noi abbiamo le porte apertissime, non c'è problema. Tavolo,
Mi sa che lo faremo, mi sa che lo faremo. No, quindi sicuramente vi annovereremo tra gli amici di RadioSites.it. Tornando invece a noi, Sites, come vedi, nonostante i ragazzi siano giovani, non giovanissimi, ma comunque giovani, sono sul pezzo non per quello che riguarda solamente quello che avevo detto all'inizio, no? I vari social, essere presenti in rete e quant'altro, ma anche a livello di gestione di tutto quello, di tutta questa macchina, chiamiamolo così, che stanno mandando avanti. E quella cosa, per quello che riguarda, non so, serate o quant'altro, chi è che segue un pochino i contatti, ecco, con l'esterno, no? Quello che dovrebbe essere un pochino l'addetto stampa, diciamo così. Chi è di voi che segue questo? Ah, diciamo, siamo i due chitarristi, ecco, come addetti stampa ufficiali ce la dividiamo noi, ecco. A voi, insomma, la parte più brigosa, amministrativa e quant'altro, insomma. Sì, beh, abbiamo, dai, te lo dico, te lo confesso, abbiamo studiato per queste cose qua più o meno, quindi dai, ci viene anche buono. Come, ah, sì? Hai fatto marketing? Ingegneria. Ah, okay. Informazione e organizzazione di impresa, c'era dentro anche marketing, sì. Ah, ok. E quindi è proprio ora che siamo entrati nell'argomento, a livello di studio, percorsi più o meno scolastici, cosa avete fatto? Gli altri cosa si indovina? Guarda, ora qua farei un rapido giro di parole, così c'è, cioè, sì, dei microfoni, così ognuno ti dice la sua. Io ho fatto questa brutta cosa qui e adesso sto studiando musica e basta. Bravo. Passo la parola a Dave. Sospiro di geometri, ma poi sono andato a lavorare e lavoro tuttora, sono fortunato, faccio, faccio lapidi per stare in tema heavy metal, faccio lapidi. Ah, ah, veramente? Sì, 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 certo. Che figata. Cioè, insomma, figata no, però è, cioè, forte come cosa, sì. Arriva lei, che figata. penso ragazzi, c'è poco da dire. Io sono sempre stato un bastian contrario. Comunque no, sempre con in testa l'arte. Poi io anche dipingo, disegno. Ho fatto grafico in alcune occasioni per alcune aziendine. Comunque sì, istituto d'arte. Mi sono fermato al diploma perché più di là non volevo andare avanti. Guarda, sono, sì, un bravissimo autodidatta. Adesso sto studiando musica anch'io. Però ecco, sì. È un artista musica, ragazzi. Sì. No, certo, no, diciamo un artista proprio nell'animo. Insomma, a prescindere, tu capirai meglio di me, insomma, questa sua predisposizione, no? Nel senso che anche tu dipingi, suoni, canti, fai cose. Faccio con la mia marketing fuori corso. Sì, sì, beh, quello. Diciamo che fai anche tu. No, diciamo che da questo punto di vista, cioè, guardandolo, no, sotto l'aspetto artistico, nel vero senso della parola, parlate la stessa lingua, ecco, più di me, che invece sono uno molto più passato in termini un po' più quadrato da questo punto di vista. E chi mi ha lasciato fuori? All'interno del nostro gruppo, infatti, siamo vari da questo punto di vista. Ci sono le persone quadrate, quelle tonde, quelle triangolari, comunque ci castremo bene. Esatto, vi passo il buon Sam, l'altro chitarrista. Sì, esatto. Che lui non ha ancora parlato. No, io mi vergogno un pochino, però vabbè. No, niente, io sto ancora studiando, sto facendo appunto come Fex l'ingegneria dell'informazione e la gestione dell'impresa, e mi divido appunto fra università e accademia musicale. Anch'io sto studiando chitarra, sono al quarto anno prima del diploma, forse riuscirò entro quest'anno. Sì. E in precedenza ho lavorato, lavoro così, niente di che. E credo che sia tutto, e do la parola a Gianni. Allora, intanto io volevo cogliere l'occasione per fare i complimenti al fatto che comunque studiate musica, che è una cosa non indifferente, perché tantissima gente, soprattutto almeno di persone che io conosco, non sanno neanche cosa siano le note musicali, nonostante suonino in gruppi anche abbastanza conosciuti in zona. Che gentaglia che conosci, guarda, cioè, dico, come fare con te? Secondo me studiare musica è una cosa, cioè, fondamentale. E quindi apprezzo chi comunque
nonostante tutto comunque abbia già una band avviata eccetera, però continui con gli studi, perché secondo me è veramente molto importante come cosa. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole, se uno è un genio senza studiare tanto meglio, però la conoscenza della musica, delle basi, sono proprio fondamentali per suonare, e soprattutto ti fa capire quello che è la disciplina, l'umiltà nel fare le cose e soprattutto nel capire dove si può arrivare e dove migliorare, cosa che difficilmente si riesce a fare un po' da autodidatti, però poi varia sempre da persona a persona. Ed è interessante notare, correggimi se sbaglio, magari coinvolgo anche Saiz, che stasera abbiamo veramente ignorato completamente. Ricordiamo che Saiz è quell'omino che rende possibile tutto questo, non solo questa puntata, questa diretta, ma anche proprio questo network e con tutti i programmi adesso connessi. E intanto giusto ti cerco di darti qualche merito, grande capo. Allora, no, notare hai paura che piango, come... vero? Sì, no, ho paura che ci licenzi, sai. Prima gli 8 giorni. Esatto, dammi gli 8 giorni, non esistono più, secondo me. Poi, no, per quello che riguarda Priscilla, i ragazzi, notavo questa particolarità che è rara oggi come oggi, come veramente stiano investendo tanto, nel senso, non solo sotto lo scenario musicale, tutti o quasi studiano appunto musica, ma anche altro, nel senso che comunque tengono varie porte aperte, perché effettivamente, sai, siamo in un mondo questo in cui bisogna sempre essere pronti, no, a prendere la strada giusta. Ovvio che immagino che tutti loro vorrebbero, immagino, che diventare artisti affermati che possono vivere di musica, però non è detto che sia così, quindi è giusto che non abbandonino certe strade che poi magari poi dopo dovrebbero eventualmente riprendere con più difficoltà. Quindi no, apprezzo molto questa cosa di, sì, è vero, sbattersi molto, cioè impegnarsi molto, perché comunque sappiamo tutti che l'impegno che uno deve dedicare a più contesti completamente differenti non sia una cosa semplice, io lo so bene per altri motivi. E nonostante tutto, però, vedo che, insomma, adesso non so dal punto di vista accademico, però perlomeno dal punto di vista musicale, qualche soddisfazione penso stia arrivando e sta arrivando. Basti pensare a quel contest che avete vinto poco tempo fa. Quindi, no, veramente interessante questa cosa. Se mai dovrebbe essere anche una. Dovrebbero prendere in molti spunto da questo, perché. Secondo me, adesso non vorrei buttare sfortuna, ma credo sia anche una scelta sicuramente, non dico vincente, ma migliore rispetto a chi magari si focalizza su qualcosa e, come dici tu prima Priscilla, magari neanche tanto bene. Però adesso, e poi sì, vi ripeto, ci sono anche i geni talvolta e i talenti. Detto questo, avevo lasciato fuori qualcuno in questo giro di tavolo? Sì, manca Gian, che ti passa il bassista. Eccomi qua, sono Gian il bassista. E il mio percorso è stato un disastro scolastico. Ecco, l'antitesi di quello che ho appena detto. Okay. E ci conferma la regola? No, io sarei elettricista, però ho paura della corrente. No, veramente. Sì, un bagnino che non sa nuotare, tipo una cosa così. No, per fortuna sono con mio papà e lavoro cartongesso, insomma. Sì, e quindi ti dai da fare comunque, sì. Insomma, sei già lavorando. Sì. Io ho una domanda per il bassista. Semplice. Hai paura, Luca? No, semplice, perché l'ha appena detto, eh. Elettricista che ha paura della corrente. No. Quindi... faceva sempre parte delle mie domande stupide, però in realtà è una cosa che ho sentito molto spesso dire da persone, e quindi vorrei da te una risposta sincera. Da persone a caso ho sentito dire questa cosa? No, veramente, da tante persone che conosco, cioè purtroppo si sentono dire tante eresie sulla musica e sui musicisti e sui vari strumenti musicali, e quindi vorrei una risposta sincera, ma anche proprio da metallaro, però guarda, no, sì, siamo ancora in fascia protetta, dai, magari non diciamo parolacce, però anche se emozionando.
se vuoi sfogarti, arrabbiarti, puoi farlo tranquillamente. La mia domanda è, cosa rispondi a chi ti dice che il basso è uno strumento un po' inutile o secondario? Tu era attaccato. Il basso è importantissimo, invece è un elemento fondamentale per un gruppo, e insieme alla batteria è tutto, secondo me. Risposta pacata, pacifica. No, diciamo che devi cercare di non farti cacciare dalla band. No, scherzo. No, ma non l'ho detto per quello, perché secondo me è un elemento fondamentale insieme alla batteria, come sottofondo, diciamo. Ok, concordo. Il basso. A proposito di sottofondo, cara Priscilla, io vorrei, insomma, sono sempre dell'idea che la musica non. Ok, è bene parlarne perché ci piace, insomma, cerchiamo di dare ampio spazio ai Black Star, anche per quello che riguarda le loro esperienze, chi sono, da dove vengono, dove vogliono arrivare. Ma soprattutto adesso ascoltiamo anche qualche brano, cosa ne dici? Ragazzi, quando volete, fateci un cenno. Sì, sono di nuovo io. Sì. Ci siamo, noi siamo sempre qua pronti. Siamo con strumenti. Perfetto, mi piace che sono già belli carichi. Ottimo. E allora, cosa ascoltiamo? Questa volta, Scream. E via quel brano. I am crying inside me, it seems so far, but it's so close, pain I'm asking, I can feel her breath, it's in the shadows on my spine. All I want to do is start to understand what I mean. I'm a holding fire, my soul's burning. Can you see the fire into my eyes? My only desire is to spread my wings, yeah. Like a phoenix, I will rise from my ash again. Oh no, scream, 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 oh no. Bene, 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 se ritorniamo in diretta, poi insomma, non ci siamo mai tolti dalla diretta, di la verità, perché questa sera siamo live, insomma siamo solo, di la verità, perché noi poi se mi prendo dei meriti che non ho, bella questa cosa, come mi entro all'interno di un contesto non mio, ma va bene. E anche questo brano è filato via liscio come l'olio, nel senso orecchiabilissimo. E sono, insomma, cos'è questo? Era il terzo o il quarto? Ho perso il conto. E tutti i brani questa sera, esatto, il terzo, quindi tutti i brani questa sera sono andati, non so se era per la versione acustica oppure perché siete qui con noi, non ho idea, però veramente li ascoltate con molto, molto interesse. Tu Priscilla, che hai anche modo di compararli con le versioni, diciamo, registrate,
mi dicevi appunto prima, come effettivamente meritano di più sotto la chiave, cioè in chiave acustica. Sì, vedremo un pochino. Sul mio gusto, io le preferisco di più in questa versione, un po', ma forse perché magari la voce è più valorizzata rispetto al resto, magari tendo ad apprezzare magari molto la voce, quindi mi piace di più questo genere così. Poi forse anche perché il metal non è proprio, come ho detto prima, il mio genere preferito, però comunque lo ascolto, mi piace ugualmente, ecco. Esatto, e prima parlavamo molto prima di iniziare la puntata, parlavamo dei vari contatti, soprattutto se vogliamo anche recitarli, visto che ci stiamo pian pianino avvicinando alla conclusione della trasmissione, della puntata, e secondo me sarebbe giusto e doveroso ricordare al Gabber il nome della band, ma questo l'abbiamo scritto dappertutto, anche come fare per sostenervi con il crowdfunding. Quindi magari se ci volete ridare i contatti relativamente a questo, sarebbe cosa buona e giusta. Sì, ti chiamo subito, sono di nuovo io Pex, per i nostri contatti per la donazione su Music Raise, semplicemente digitate su un qualunque motore di ricerca le due parole Music Raise spazio Black Star e troverete subito sicuramente la nostra pagina della raccolta fondi, altrimenti cercateci su Facebook all'indirizzo www.facebook.com/blackstartn, TN sta per la provincia di Trento da dove noi veniamo, e ci troverete subito la pagina e da lì in home page potrete vedere tutto, anche il nostro video, cliccando sul pulsante acquista ora arriverete direttamente alla nostra campagna di raccolta fondi, piuttosto che su Twitter stesso discorso, quindi noi siamo sempre con l'acronimo BlackStarTN, altrimenti anche su Google Plus, o comunque voglio dire andate su Music Razor e cercate BlackStarTN. Perfetto. A proposito di contatti, ne approfittiamo, Priscilla, per dare anche i nostri, nel senso che questa sera, una volta tanto, forse ci siamo soffermati un po' di più sugli ospiti, su questa band, soprattutto insomma, per tutto quello che ci hanno raccontato. Dici pure tutti i vari contatti, Priscilla, anche il canale YouTube, perché comunque noi lo comunichiamo lo stesso. Esatto, anche se non sappiamo se saremo ancora su YouTube per vicende varie, insomma, un giorno quando faremo l'intervista a Saiuz, come ho proposto prima fuori onda, scopriremo tutti gli altarini. Ci racconterà che cosa bolliva in pentola. Rischiate. Rischiamo tutti, va bene. Allora, intanto vi ricordiamo come al solito il nostro sito, che è www.radiosaiuz.it, dove potete ascoltarci in streaming e scrivere anche in chat. Tutti i lunedì sera dalle 22 in poi ci trovate sempre in diretta e con questa trasmissione, sì. Esatto. E Luca, ciao Luisa e Gianluca, che ogni tanto insomma ci vengono a trovare, come spesso accade, e ci trovate su YouTube sempre come Radio Saiuz, su Facebook Radio Saiuz, e potete scriverci per email a info@saiuz.com, Priscilla@saiuz.com, Luca e Gianluca@saiuz.com. Meno male che te l'ho scritto in chat. Effettivamente sì, nella chat interna Saiuz ti ha evidenziato come la sua mail sia cambiata, perché hai cambiato il nome del network. Che adesso parte la classica risata di Priscilla che durerà fino a mezzanotte in un chat, come che info. Esatto, info@radiosaiuz.it, la mail del capo. Direi che i contatti li abbiamo detti un pochino tutti, grosso modo, direi di sì, che sono quelli che i fondamentali. Gianluchino Mancusino! Ecco, è proprio quello che non volevo. Black Star, lo volete come corista? Potremmo fargli il provino. Esatto. Grazie, troppo buoni. Troppo buoni, comunque detto questo, questo troppo buio. Comunque detto questo, volevo salutare, che non l'ho fatta all'inizio della puntata, ma lo sono tenuto per la fine,
Questa collaborazione che è nata con l'associazione Bella d'Este di Mantova, Bella d'Este che organizza tra i vari eventi uno molto molto carino, si chiama Giornata delle Idee, lo fa ormai da diversi anni, ma quest'anno per la prima volta ci saremo, udite udite, anche noi avremo, ci hanno dato questo stand. Giornata delle Idee il 20 settembre, quindi c'è ancora un bel po' di tempo, circa 3 mesi, il 20 settembre a Mantova, sul Lungo Lago, quindi località Mantova, vicino alla Zanzara, che è questo Risto Pub, così mi dicono, non credo di esserci mai stato, Mantova è un po' fuori dalle mie corde. Comunque avremo questo stand, avremo appunto la possibilità, a parte come poi abbiamo fatto e faremo a Faenza al Super Sound, al NEI scusate, avremo anche la possibilità qui a Mantova di intervistare, fare chiacchiere, raccontare un po' che cosa accadrà durante questa giornata. Appunto è solo una giornata, dalla mattina fino alla sera inoltrata. E una volta tanto non saremo solamente io, Saiz e Gian, ma come quest'anno precede, direi che ci sarai anche tu, correggimi se sbaglio, forse sì. Mi terrai bidone, chi lo sa, anche perché c'è tutto il tempo del mondo. E ovviamente abbiamo coinvolto ovviamente la padrona di casa, è una delle nostre speaker che vive proprio a Mantova, cioè Luisa, e quindi anche questa fortuna, e chi lo sa, forse ci sarà anche l'altra speaker di Libero Orizzonte, la trasmissione del giovedì sera, appunto Melissa, quindi saremo insomma una bella squadra, e quindi non mancherà neanche Alfreda. Questa sarà l'occasione per fare una bella foto che voglio metterla sul sito. Pensavo dicessi una bella cena, ma va bene anche foto, sai? Quindi, cena si no, può sì, sempre saremo, fare ma saremo, dicevo insomma, quella foto di tutto il gruppo che è da schiaffare nella pagina principale del sito. Del sito. Sì, perché dovete sapere, ragazzi, che qui a Radio Science ci sono tantissime collaborazioni, però effettivamente per motivi vari è difficile beccarsi tutti, perché siamo veramente in zone quanto più disparate d'Italia, se non anche disperate dal VOD, e quindi dal Veneto alla Puglia, passando per l'Emilia, chi più ne ha più ne mette, veramente siamo un po' dappertutto. E qui a Mantova, per questioni non so, proprio logistiche, immagino siamo comodi in 6-7, quindi almeno questi 6-7 abbiamo modo di beccarci e quindi fare qualcosa di molto molto carino. Ricordiamo quindi il 20 settembre 2015, giornata delle idee in quel di Mantova, mediante l'associazione Bella d'Este, appunto, di Mantova. Detto questo, 23-17 torniamo i Black Star, che abbiamo un pochino lasciato lì, ma insomma ogni tanto bisogna staccare un pochino, no? Black Star, tra l'altro, è il nome di una band che, lo diceva Priscilla all'inizio della puntata del Fuori Onda, mi faceva questa confessione che ovviamente adesso dirò a tutti quanti, no, ma è veramente un nome molto comune, soprattutto perché essendo anche in inglese, no? Quindi è facile anche solo mediante la ricerca che si fa in rete non trovarvi il primo colpo, giusto? Non avete mai pensato che questo possa essere un problema, soprattutto quando cercate, no, di ritagliarvi il vostro spazio e farvi promozioni e pubblicità? Sì, beh, è sempre Pex quel che parla, sì. Diciamo, il nome sì, volendo, non è proprio il più originale possibile, però è immediato, funziona, e comunque aggiungendo il nostro il prefisso della nostra provincia, quindi il TN, subito in alto alle classifiche di tutti i browser, motori di ricerca e strumenti che ci siano sul web, quindi di fatto se uno si ricorda delle nostre origini, che sono semplici, ce la fa trovare. Esatto, e quindi comunque avete bypassato questa cosa. E, ho capito. Per quello che riguarda, faccio un pochino una sintesi di quello che abbiamo detto questa sera, no, Priscilla? Abbiamo scovato mediante Giamendo questa band, l'abbiamo messo un po' qui a sedere in questo salotto virtuale, perché effettivamente siamo lontani in qualche centinaio di chilometri. E in tutto questo ci avete raccontato chi siete, da dove venite, le vostre esperienze anche musicali, didattiche e quant'altro, e soprattutto questa nuova grande esperienza che farete all'estero, appunto con questo tour.
Ma al di là del tour, al di là di tutto, insomma, cosa volete fare da grandi, no? Cosa, dove pensate che potete, e non dico volete perché questo è banale, dove pensate che potete arrivare mediante quello che avete avuto modo di ricevere come feedback nell'arco di questi, mesi e anni insieme? Guarda, è una bella domanda. Chiaramente la formazione, se forse non siamo stati espliciti, però così come l'avete sentita, è in piedi da un anno. Sì. Quindi diciamo che già quello che abbiamo aggiunto adesso, per il tempo che abbiamo avuto, è già un grande risultato. Chiaramente noi, se potessimo chiudere gli occhi e metterci a sognare, penseremmo che domani riusciamo come minimo a pagarci le bollette facendo la cosa che più ci piace nella vita, che è suonare. Se poi da lì arriverà qualcosa in più, quindi che ne so, dell'acclamazione pubblica maggiorata fino a livelli non meglio descrivibili, allora vabbè, saremo ancora più felici. Perfetto, perfetto. Quindi insomma, sempre con un grado di umiltà, nel senso che ti vedo che ovvio che la voglia di emergere è tantissimo, però ovvio, vedo che un po' per scaramanzia, non lo so, però sicuramente mantieni un profilo un po' più modesto a posto. Va benissimo. È la teoria dell'arciere, non so se la conosci. No, dimmela. Forse la conosco. La teoria dell'arciere dice che semplicemente non bisogna mai mirare troppo in alto, perché altrimenti poi le cose ricadono su di te. Quindi il discorso, diciamo così, grafico è che se tu miri la tua punta dell'arco dritta sopra di te, ti ricadrà in testa. Se la metti a 45 gradi, invece andrai molto più lontano. Interessante questo. Sì, infatti la conoscevo un po' diversa, però sì, il senso era esattamente questo. Priscilla, conoscevi la teoria dell'arciere tu? Sì, per esperienza personale. Perché ridi di questa cosa? Ti è andata una freccia in testa, non ho capito. No, perché infatti l'ho capito. Tante. Pex ci ha deliziato con questa chicca che tra l'altro ci sta veramente bene, perché siamo sul finire della puntata, quindi ce l'hai chiusa veramente in bellezza. Una cosa che mi è dispiaciuto di questa sera, cara Prisci, è la chat. Certo che questa sera la chat stranamente era un po', no? È stato un po' in sordina, non abbiamo praticamente avuto radiosites.it, almeno poi non so sulle altre piattaforme, dove appunto talvolta ricevono messaggi ma che non riusciamo a vedere in tempo reale. Diciamo, la chat questa sera non ci ha dato quella soddisfazione che altre volte, un po' per caso, un po' per fortuna, un po' per vari motivi, ci ha invece regalato nelle settimane e mesi passati. Un peccato, perché secondo me questa puntata qui rende anche per quello che ci hanno raccontato i ragazzi, e soprattutto io sono sicuro che il podcast riceverà più consenso di quanto magari questa sera ci ha dato regalato soddisfazioni la chat. Ed è un peccato, che sarebbe stato curioso di avere anche un'idea, un parere da parte dei fedelissimi, no? Come Clara, Marco, perché comunque ci scrivono e hanno anche le conoscenze musicali, una cultura musicale che dà quel valore aggiunto anche alla trasmissione, i loro commenti, i loro pareri. Detto questo, come sai, cerco sempre di mantenere un occhio all'orario, non tanto perché abbiamo dei stringenti, questo per fortuna no, però comunque per cercare di non dilungarmi tutto. Io sono l'idea di, visto che ovviamente proprio alla fine, mandare l'ultimo brano, vi faccio ascoltare l'ultimo brano dei Black Star. Ricordiamo che Black Star avrete sempre modo di ascoltarlo sul palinsesto di radiosalice.it durante, scusate, la normale programmazione. Quindi ragazzi, ci fate, se vi va, ascoltare l'ultimo brano, poi torniamo qui per i saluti finali, dove magari ci direte sì, vi farò l'ultima domanda. L'ultima domanda ci sta sempre bene. Prego ragazzi, cosa ci fate ascoltare? Eccomi di nuovo, sono Andy. Pensavamo di farvi ascoltare il primo che abbiamo fatto prima, non tanto perché siamo a corto di brani, ma perché comunque siamo stati in onda parecchio tempo, quindi magari qualcuno non l'ha ascoltato.
Ah, giusto, giusto. Così magari chiudiamo il cerchio di questa sera, no? Perfetto. Esatto, esatto. Allora, di nuovo, Love, Passion. Mind, changing your own soul. You are not the one that used to know. When the light's in your eyes, the sun in the sky, but that is only darkness in your mind. If it's hard to believe, only regret in your heart. Nobody will help to know you how to reach your dreams. Nothing to all for living without love. Nobody lets you live. In our heart, in our blood, fighting the name of metal. In our heart, in our blood, fighting the name of metal. You are change of mind, changing your own soul. You are not the one I used to know. When the light's in your eyes, the sun in the sky, but that is only darkness in your mind. If it's hard to believe, only regret in your heart. Nobody had to believe. In our heart, in our blood, fighting the name of metal. In our heart, in our blood, fighting the name of metal. In our blood, fighting the name of metal. In our heart, in our blood, fighting the name of metal. E grandi, rientriamo dopo aver riascoltato il brano del Black Star. Complimenti ancora, basta complimenti che ve li abbiamo già fatti. Grazie. Troppi dopo... no, ma comunque... ci montiamo la testa poi infatti è un casino, dopo in tour vi buttate sulla folla esatto, poi cadiamo dritti sul pavimento dritto sullo asfalto infatti... come Jack Black andate... in School of Rock. School of Rock, esatto, esatto. E sono attaccato con i gomiti sbucciati. No, no, comunque veramente ogni parola direi che sia superflua perché ne abbiamo parlato ampiamente. Ci piace sempre dare ampio spazio proprio con puntate abbastanza ricche, no? Circa un'ora e mezza, poi è vero che di mezzo c'è la musica che è fondamentale, ci sono le nostre chiacchiere talvolta superflue e poi ovviamente quella più, le cose più importanti, più interessanti, cioè ovvero l'ospite, in questo caso voi. Ci teniamo rispetto magari ad altri programmi presenti su, in altri contesti web radiofonici o radiofonici, dare più spazio possibile proprio perché ci piace dare spazio e voce a tutti.
e annoverare appunto come amici di RadioSides.it. Lo apprezziamo un sacco, anzi complimenti, perché è un'iniziativa veramente pregevole. Ti ringrazio, questo ci fa veramente molto molto piacere. Durante le puntate, più delle volte la formazione, no, che c'è qui cambia, nel senso che a parte Saius, che è l'onnipresente per eccellenza, dono anche dell'ubiquità, non si sa come faccio, ma che appunto cura la regia, che è in Veneto a Treviso, gli altri sono, come ti dicevo, presenti in varie località d'Italia, e questa sera la formazione rappresentata da me e Priscilla, che in realtà stava sostituendo Gianluca, ma a quanto pare ormai hai preso il suo posto, perché già ne è sparito. Ormai siamo sui titoli di coda, quindi diamo un saluto agli ascoltatori, ricordando che lunedì prossimo ritorniamo ovviamente in diretta con questa trasmissione, sempre dalle ore 22 fino alle ore 23:30 circa, in base alla presenza o meno di ospiti, lo sapremo nell'arco della settimana. E tornerà quasi sicuramente, così mi ha scritto poco fa Gianluca, in diretta qui con noi, che sembra quasi un evento, sarà forse lui l'ospite no, misterioso della prossima puntata. E non ci sarò io, incredibile, non ci sarò io per motivi miei, insomma, fatti fare un po' i fatti miei una volta tanto, non scherzo parte. No, rientrerà, quindi ci alterneremo per la prossima puntata, e vedremo un pochino chi sarà l'artista o la band appunto nostra ospite. E io passo la parola appunto ai ragazzi, che immagino dovrete salutare gli ascoltatori, poi do un saluto anch'io, e ovviamente Saris e Priscilla. Partiamo ovviamente da Pax, perché immagino avrete un microfono in mano. Sì, beh, un saluto a tutti voi, lo dico a nome di tutti, ma ve lo diranno anche loro dopo. Vi aspettiamo a questo punto, Priscilla, Luca e Saiuz, qui a Trento, per un grande pasto assieme a Black Star. Ci piace. Volentieri. La panza c'è, arrivo. Avete risvegliato il letargo di Saiuz. Incredibile. Scherzi a parte, un caro saluto, e mi ha fatto piacere avere questi ragazzi, almeno insomma, non solo mandare i brani, che delle volte trovi sfuggimento, ma anche trovare insomma chi esegue questi brani è molto importante, anche per poterci fare quattro chiacchiere, anche se io ne ho fatte poche di chiacchiere, però ho ascoltato tantissimo, questo è vero, non dormivo, ve lo giuro, non dormivo. Esatto, c'era Pex e stava facendo appunto questo giro di tavolo. Ecco, sì, qui Sam, ringrazio tutti, infinitamente tutti, ascoltatori, voi che ci avete dato questa bellissima opportunità, a nome di tutti quanti un saluto veramente caloroso, grazie, a presto. Grazie a te. Ho perso. E sono già il bassista, no. Salve. Non mi piace troppo la tua voce. Sono già il bassista. Comunque, grazie per la vostra trasmissione. A presto, insomma, dai. Grazie mille di tutto, veramente. Grazie a voi. Grazie anche da me, da Davide, fondatore, appunto, essendo il fondatore, per me è una grandissima soddisfazione questa, e spero che sia solo un punto di partenza. C'è tanta voglia di fare, e sono contento che voi capite questa cosa e l'apprezzate. Insomma, grazie di tutto, e grazie a quelli che hanno ascoltato questa sera. Ci hanno ascoltato. Passo. Grazie a te. Ecco, allora chiudo io, e grazie ancora infinitamente, e anche a tutti quelli che ci hanno ascoltato, e quindi alla prossima, vi aspettiamo a cena, noi ci contiamo. Volentieri, volentieri. Passiamo la palla a Priscilla, visto che Saius già ha fatto i suoi saluti, poi... No, volevo solo chiedere una cosa ai ragazzi, date che volevo chiudere con un loro brano che c'ho io qua, proprio il finale proprio. Avete una preferenza? No, guarda, decidi tu. Anzi, va qua bene. Mi dicono in coro Evil Heart, però, che tra l'altro, lo ricordiamo, poi l'aveva detto anche Priscilla in occasione della scorsa trasmissione radio che ci vedeva protagonisti, che il brano Evil Heart ha un video, abbiamo realizzato un video per questo pezzo. Con
L'ho pubblicato già in chat. Fatelo vedere. Ecco, infatti. Perfetto. Allora, ci siamo accordati per il brano di chiusura. Priscilla, se vuoi salutare qualcuno, qualcosa, tutti quelli che mi conoscono. No, beh, speriamo di sentirci prossima settimana, direi che dovrei esserci. Ringrazio i Black Star, che sono veramente stati una sorpresa, perché in realtà mi sono piaciuti subito da quando Saiz li ha trasmessi, e soprattutto non mi aspettavo che avrebbero risposto subito, che avrebbero accettato appunto una serata in nostra compagnia. Quindi hai pensato, ma dopo come sono disperati questi? No, no, in realtà volevo fare comunque a loro un grosso in bocca al lupo per il tour europeo, che parte il 26 di agosto, se non sbaglio, e finisce intorno al 5 di settembre. Esatto. E, spaccate, mi raccomando. Vogliamo essere orgogliosi di voi, visto che, cioè, giustamente sono anche dei nostri connazionali che esportano metal, non è facilissimo, quindi mi raccomando, fate a modo. Guarda, andate piano, sicuramente daremo 100%. Esatto. Sempre 100%. Come ripeto, sempre il 100%. E riprendendo appunto le parole di Priscilla, ha detto una cosa giusta, no? Esportate il metal un po' più uno strano, no? E effettivamente quello che adesso faranno i nostri tra virgolette, insomma, Andy, Sam, Pax, John e Dave, nel senso che questo è poi quello che faranno in questa loro esperienza. Ottima che memoria. Sarà. Ma come sai, io modestamente sì, sono bravo, lettura veloce. In realtà mi sono scritto tutto, perché sennò io non mi ricordo neanche il mio nome, figuriamoci. No, e mi sono segnato tutto, perché sennò, a parte le graffe continue che ho fatto in passato, che sono veramente imbarazzanti, che in più, e quindi imparo sempre a segnarmi qualsiasi cosa possa tornarvi utile. No, scherzi a parte, no, vi ringrazio della vostra presenza, ci ha fatto veramente molto piacere questa chiacchierata, non solo perché i brani erano sicuramente orecchiabili ma buoni, ma anche perché voi come persone, come artisti ci avete dato anche quel valore aggiunto che ci piace sempre trovare e riscontrare all'interno di artisti appunto che si stanno affacciando, come nel vostro caso, stanno crescendo anzi all'interno del panorama musicale, addirittura europeo, internazionale in questo caso. E vi auguro veramente che continui come sta andando così bene diciamo il riscontro positivo che sta tenendo Giamendo, e non solo Giamendo ma anche i vari social, e soprattutto insomma anche il vostro territorio, che come avete detto all'inizio non vi sta, e forse è quello che vi ha dato meno soddisfazione paradossalmente, a parte il contest. In un certo senso, esatto. Sì, se comunque sì. Tanti ci hanno supportato adesso. Certo, su non questo esageriamo. No, certo, dicevo anche lei. Difficilmente la gente si lascia andare, nel senso, difficilmente, anche se magari il pubblico sta apprezzando la tua esibizione, difficilmente, se non scorre birra a fiumi, difficilmente si lasciano andare, insomma, questa è la piccola pecca. E soprattutto gli altri musicisti, perché invece di starsene lì con le braccia conserte a segnare gli errori con la pennina rossa dell'insegnante, potrebbero venire a agitare i loro capoccioni sul palco. Esatto, beh, mi piace questa, come sottolineato questo, ho fatto questa appunto. Alcuni lo fanno e sono bravissimi. Perfetto. E una cosa che tengo particolarmente a dirvi, anche al termine di questo tour europeo, indipendentemente insomma da questa cena che comunque dovremmo organizzare, ormai in Priscilla stiamo disseminando cene per tutta Italia, adesso prendo un tour, una volta di questo veramente facciamo un tour di Radio Science, perché no? Non sarebbe male. E, al termine di questo tour invece musicale europeo che andrete a fare, qualora voleste raccontarci com'è andata, nel senso anche solo una capatina veloce qui in trasmissione, volentieri, insomma ci farà sicuramente piacere avere un vostro riscontro, la vostra sapere come si sono svolte, no, tutte le varie vicende, le varie pillole e quant'altro che si possono sapere. Molto volentieri. Esatto. Io Pex sicuramente verremo a trovarvi.
fisicamente o virtualmente come stiamo facendo oggi, ma rientro, vi informeremo e vi racconteremo di quanto accaduto. Chissà cosa ci sarà da raccontare. Va bene, detto questo, esatto. Detto questo, ragazzi, io vi invito, voi come tutti gli ascoltatori, e grazie innanzitutto agli ascoltatori per chi ci ha seguito e per chi ci ascolterà anche sul podcast che, come dicevo prima, Saius metterà a disposizione nei prossimi giorni. Vi invito ovviamente a seguirci anche sui nostri social, quindi Radio Saius e Saius per quello che riguarda Facebook e Twitter. Ci aggiorniamo, carissimi, a lunedì prossimo con la nuova diretta di Provvisionamenti, due compari più uno, sempre qui su radiosaius.it. Cara Priscilla, caro Saius, cari ascoltatori, ma soprattutto cari Black Star, io vi do la buonanotte e ciao. Ma a questo punto mandiamo il brano. Partito!